Ciao, sono Lilia dell'Atelier Braga, benvenuti sul nostro canale YouTube. Oggi vorrei parlare di Mariano Fortuny. Pur non essendo stilista, Mariano Fortuny fu in grado di creare nel 1907 un unico abito che diventò immortale, l'abito tunica Delphi. Una cosina da niente in seta plissettata che, attorcigliata come una matassa in seta, si può mettere in una scatolina minuscola. Anche oggi è indossata dalle donne più eleganti del mondo, a condizione che possano acchiappare uno dei rari esemplari all'asta. Come il chiton dei antichi grechi, ricadeva a terra senza drappeggi, cuciture, imbottiture che le dessero forma. Le signore che non indossavano il busto trovavano in quest'abito la totale libertà di movimento che desideravano. Fortuny, che dai 18 anni visse a Venezia, fu un personaggio da fertilissimo eclettismo. È stato ingegnere e inventore, fotografo e tipografo, collezionista e scopritore. Il suo interesse artistico per i colori e le stoffe le fece fare esperimenti con il velluto e la seta e usare 9 procedimenti di stampa. Al contrario, le forme non lo interessavano. Nacque così la sciarpa Cnosso, un velo simile al sari in seta stampata, che diviene un costume teatrale, poliedrico e molto usato, tra altre damate e re. Fortuny creò la tunica Delphi da un semplice telo in stoffa, dopo aver scoperto come plissettare in modo duraturo la seta. Un procedimento il cui segreto non è stato ancora completamente svelato, così come il formare delle sottilissime ombreggiature di colore. Tutto ciò rende il modello di Fortuny costoso come un pezzo da museo. Alla prossima puntata! Con stile, Lilia dell'Atelier Braga.